Ciao a tutti carissimi e benvenuti su Digital Best Soundbar. Tutti quanti ne vogliono una per il loro televisore. Anche avere il subwoofer separato oramai è diventato superfluo per la maggior parte delle persone, perché ad oggi basta avere una bella barra sottile, magari anche di design, che ci permette di aumentare, a volte anche di molto, la quasi sempre misera qualità degli altoparlanti integrati nella TV. E quindi è proprio una soundbar che voglio presentarvi in questo video. Costa circa 80 euro, ha un bellissimo design moderno, è sottile e compatta come del resto è richiesto a una soundbar ed è lunga 94 cm, come vedete un po' di più rispetto alla mia TV da 40 pollici. In questo momento io l'ho appoggiata sul mobile, ma sono presenti anche dei ganci nella parte posteriore che permettono di appenderla al muro. Allora, per essere bella è bella, ha molte funzioni, comprende già tutti gli accessori che servono, ma giustamente voi volete sapere anche se si sente bene, quindi continuate a vedere questo video. Prima di iniziare vi ricordo solo che qui in basso nella descrizione del video trovate un link che punta a un'ottima offerta per questa soundbar. Dunque, vediamo subito gli accessori inclusi nella confezione. Naturalmente c'è il suo alimentatore con spina italiana che in questo momento è connesso alla presa di corrente. E troviamo un bel telecomando che funziona con due pile mini stilo non comprese, dal quale possiamo regolare i bassi, possiamo regolare gli alti e i medi. Dal pulsante voice possiamo scegliere se dare più rilievo alla voce, che è una funzione molto comoda ad esempio nei film. Naturalmente regolare il volume dai tasti più e meno. Qui abbiamo i pulsanti di scorrimento dei brani, utili nel caso inseriamo una chiavetta USB. E poi qui sopra troviamo alcuni pulsanti di scelta. Partendo da sinistra abbiamo la trasmissione audio via Bluetooth, il che vuol dire che possiamo connettere ad esempio smartphone e tablet per riprodurre i nostri brani musicali e ascoltarli dalla soundbar. Subito dopo c'è il pulsante optical per attivare l'ingresso del cavo ottico e ne troviamo uno già compreso nella confezione che, come sappiamo, garantisce una qualità maggiore. Ad esempio io l'ho collegato alla mia TV. Poi con questo line in invece attiviamo l'ingresso con cavo audio classico che è sempre compreso in confezione, da utilizzare nel caso non avete un'uscita ottica nella vostra TV. E poi infine il tasto USB che, insomma, già lo dice la parola, serve a leggere le chiavette USB che inseriamo nell'apposita presa. E troviamo alcuni tasti anche su un lato della soundbar e sullo stesso lato ci sono anche le prese audio di alimentazione e una presa USB. Sinceramente almeno le prese audio e l'alimentazione le avrei messe dietro per non avere queste porzioni di cavi visibili. Ma le qualità audio di questa soundbar, rapportate al suo prezzo molto contenuto, fanno dimenticare in fretta questa piccola mancanza. Include ben 4 driver per un totale di 60 watt e il suono è davvero molto potente e pulito. Soltanto con alcune musiche con bassi molto potenti, al massimo del volume tende a gracchiare leggermente, ma del resto non è un impianto da discoteca. Invece altre musiche con bassi, diciamo così, normali, si possono ascoltare anche al massimo del volume. E la potenza audio che esce da questa soundbar può riempire stanze anche molto grandi. Yeah!
Quindi grazie alla sua potenza, oltre che a casa, si può utilizzare tranquillamente anche in locali e bar per trasmettere della musica oppure ad esempio l'audio di una partita. Anche con i film non delude ed è in grado di creare un'esperienza molto coinvolgente con un bel effetto cinema. Altitudine 25.000 piedi. Walker, che ti prende Hunt? Hai paura di qualche fulmine? La mia soundbar è una Bose Solo 5, quindi la versione basica delle soundbar Bose, che però attualmente costa ancora oltre i 200 euro, scontata su Amazon, altrimenti supera anche i 250 euro, così come ridere. E come potenza questa della Boomaker che sto recensendo è maggiore rispetto alla mia Bose, anche se come qualità sonora quest'ultima ha una marcia in più naturalmente. Però ragazzi, parliamo di Bose e di oltre 200 euro di spesa contro gli 80 di questa. Quindi in definitiva il suo design, la qualità e la potenza del suono più che buone per gli 80 euro pagati. E le sue tante funzioni per la regolazione del suono mi portano a consigliarla senza nessuna riserva. A tutte quelle persone che cercano un prodotto medio di ottima qualità spendendo meno di 100 euro. Vi ricordo ancora che qui sotto in descrizione trovate il link a un'ottima offerta per questa soundbar. E come al solito vi invito a lasciare un bel like, a condividere questo video e ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate anche la campanella delle notifiche così non vi perdete nessuna delle prossime novità. Un caro saluto a tutti e a prestissimo. Ciao!